loro l'occasione di una maturità politica, poter camminare con le proprie gambe. Io sono convinto che ci riusciranno e per questo un caro saluto a te Roberto, ci hai dato molto, e agli amici del Movimento 5 Stelle. Coraggio, andate avanti. Chi è l'erede politico di Gianroberto Casaleggio dentro il Movimento? Io lo conoscevo bene, Gianroberto Casaleggio, e so che non voleva né eredi politici né un capo di tutti. Voleva una democrazia orizzontale, quindi io mi auguro che così possa succedere. È diventato prima anche lei? Io sono stato di Pietrino da sempre e credo che tutta la mia storia personale, sia come poliziotto, come magistrato, come politico, ma anche quando ero emigrante, sia sempre stata coerente con ciò che ho detto. Grazie. Grazie. Sul piano tecnico-politico credo che ci sarà un sussulto ancora di più di maturità e sotto questo aspetto io credo che sarà di stimolo, di impulso questo dramma che è successo per fare ancora di più rispetto a ciò che già hanno fatto di molto. Usciranno più ragazzi, i parlamentari saranno più al centro dell'attenzione. Sono stati già abbastanza. Ma come sempre succede all'inizio si sente la voce di alcuni, ma piano piano mi pare che nel tutto il territorio italiano sta crescendo una classe politica e un ricambio generazionale della politica che può fare solo del bene al paese. Diciamo che Casaleggio rispetto a Grillo era chiaramente il Movimento 5 Stelle anche per un indirizzo politico. Grillo l'ha sempre detto, io sono un po' il megafono. Guarda, il pullman di Pulite ha funzionato perché eravamo in tre e ognuno aveva una sua funzione. Io senza Pier Camillo Davico, che saluto in quanto è diventato il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, non sarei riuscito a fare quel che ho fatto. Probabilmente neanche loro non sarebbero riusciti a fare quel che abbiamo fatto se non ci fosse stato il poliziotto di Pietro. Quindi voglio dire, l'unione fa la forza. E quindi dice che adesso funzionano meno? No, non funzioneranno meno, perché intanto, così come dopo l'inchiesta Mani Pulite sono nate tanti altri pool, ultimo quello di Potenza che sta facendo il proprio lavoro egregiamente, così anche nel Movimento 5 Stelle io mi auguro e sono sicuro che ci sarà una classe politica che saprà far rispettare quel che sa fare nel ricordo di un maestro di vita e professionale.